bentornato con un nuovo appuntamento col paranormale. Prima di cominciare, ricordati di iscriverti al canale e di recuperare i video precedenti se non li hai ancora visti. Ma ora basta parlare. Cominciamo. Una telecamera di sicurezza, installata in un parco, cattura questo strano evento. Le immagini mostrano questo ragazzo mentre percorre questa piccola stradina. Ad un certo punto, però, qualcosa lo aggredisce. Questo è ciò che è stato filmato. Le immagini mostrano il ragazzo mentre percorre la piccola strada. Poi all'improvviso, dal nulla, si materializza quest'ombra oscura che tenta di aggredire il ragazzo. Il giovane cade a terra, ma si riprende subito, si rialza e fugge via immediatamente. In una casa privata viene organizzata una piccola festa. Alcuni ragazzi notano che fuori dalla finestra c'è qualcosa di strano che li sta osservando. Questo è ciò che è stato filmato. In questa casa si aggira uno spirito maligno. Le immagini vengono catturate dai genitori proprio mentre lo spirito spaventa il loro piccolo. Questo è ciò che è stato registrato. Un uomo di nome Dante Wertz ha ripreso con la sua telecamera di sicurezza notturna questo cavallo che gironzola tranquillamente per la strada di notte. Avvicinatosi alla telecamera, si può notare che sul cavallo sembra esserci qualcuno. Questa telecamera di sicurezza ha ripreso un fenomeno paranormale veramente incredibile. Sembra che la telecamera abbia catturato proprio l'attimo dell'apparizione del demonio in persona. Questo è ciò che è stato filmato. Il filmato è davvero incredibile. Sembra che dal nulla compaiano questi due individui trasparenti. Uno dei due sembra essere deforme. Infatti si possono notare i particolari del suo corpo. Ha le braccia e le gambe allungate. Sembra che cammini a quattro zampe. Il suo collo sembra essere lungo come quello di una giraffa. Un altro particolare che ho notato è che l'essere deforme sembra che al posto delle mani abbia delle zampe da maiale.
Il video è davvero incredibile. Fatemi sapere, ragazzi, nei commenti cosa ne pensate. Il prossimo filmato mostra una creatura umanoide che si aggira in un luogo abbandonato. Questo è ciò che è stato filmato. L'ultimo filmato è stato ripreso da alcuni ragazzi durante un campeggio. I ragazzi sentono delle strane urla provenire dalla foresta. A quel punto decidono di andare a controllare cosa potrebbe essere. E ciò che registrano li terrorizza a morte. Questo è ciò che è stato filmato. I think it's time to go. What the fuck is that? Mentre le urla si fanno sempre più forti, viene notato in mezzo a alcuni cespugli questa strana creatura che sembra osservare i giovani. La stessa rimane lì per pochi secondi ad osservare i ragazzi, per poi girarsi e sparire nel profondo della foresta. Non so voi ragazzi, ma questo video è davvero incredibile. Immaginate di fare un campeggio con i vostri amici e di notte sentite delle urla strazianti. Forse la vostra curiosità vi porterebbe a controllare da dove provengono quelle urla, ma se posso darvi un consiglio, evitate di andarci, perché non si sa mai chi si può incontrare. Il video finisce qui, ragazzi. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!